Eccoci nuovamente con Stefano Pedersoli per affrontare un'altra arma estremamente importante nella storia delle armi, non tanto da caccia anche se mm. ne fu fatta una versione da caccia eh, piuttosto importante, infatti del, eh, stiamo parlando del Colt Lightning che fu costruito con tre bascule diverse. Per piccola per i calibri tipo il 22 sì. poi quella standard Come che questa. affronteremo eh, a caccia con, con in calibro 3.57 magnum e poi fu fatta una versione large frame per i calibri più grossi ecco mh, questo è un progetto molto coraggioso perché so che quest'arma non è facile costruirla vero no, Stefano assolutamente è un progetto che Ehm, ha necessitato di tanto tempo perché partendo da un originale abbiamo dovuto rivisitare completamente la meccanica. Il Call Lighting è un'arma famosa ma è un'arma che storicamente ha avuto tanti problemi di per funzionamento conto per conto suo anche se le cartucce che venivano utilizzate erano cartucce con la classica forma a bottiglia come il 4440 certo. per eh, diciamo, rendere il più facile possibile l'inserimento della cartuccia in camera noi abbiamo dovuto rivisitare completamente la meccanica per due motivazioni uno per ridurre, anzi per mm, eliminare tutti i problemi legati alla movimentazione della meccanica interna della cartuccia, tant'è che oltre al 4440 lo produciamo anche in cartucce non, non dico originali ma non conforma a bottiglia quantomeno certo. come il 45 Long Colt e il 357 Magnum inoltre dal punto di vista della sicurezza noi siamo intervenuti perché abbiamo voluto appositamente eliminare una caratteristica peculiare del fucile Colt Lighting, cioè il fatto che sparasse sling firing, okay. cioè che tenendo premuto il grilletto e movimentando la diciamo, stina di caricamento il cane si abbattesse ogni volta. Questo lo rendeva forse più veloce, però ci preoccupava sinceramente, abbiamo preferito eliminare questa meccanica, di fatto ogni volta che eh, si vuole far sì che il cane si abbatta si deve premere il grilletto. ecco quindi. Questa è una cosa che abbiamo introdotto noi della Pedersoli. Inoltre abbiamo inserito eh, a livello meccanico una, diciamo, eh, la possibilità di eh, sbloccare il cane dal funzionamento del grilletto al fine di agevolare l'operazione di scaricamento del serbatoio. Quindi nel momento stesso in cui io volessi togliere le munizioni senza averle sparate, eh, Premo un pulsante posizionato eh, sulla parte anteriore del guardamano, il cane non si sblocca totalmente dal grilletto dal funzionamento, e quindi, io posso sc sca scarellando, momento, ecco, togliere, togliere tutto, le cartucce tutto, in tutta sicurezza. sicurezza. Quindi, questi sono esperienza. stati i nostri interventi a livello, a livello meccanico. E, e, e in effetti non ti nascondo che su, su una base di sicurezza standard così alta. Eh, mi sono basato poi per portarlo a caccia perché certo. effettivamente non siamo più ai tempi del far west in cui, se partiva un colpo, era una cosa normale, ma oggi, se parte un colpo, certo. è una tragedia. E quindi, no, naturalmente, e, e, mh, ho già fatto un, una, una mezza stagione di caccia l'anno scorso con, con il Lightning in 3,57 Magnum e ho abbattuto due cinghiali. Naturalmente ne sono rimasto soddisfatto, però quest'anno voglio eh, utilizzarlo ulteriormente. Naturalmente, eh, come tu ben sai, perché ehm, quando lo azzerammo già l'anno scorso... Ehm, abbiamo dovuto eh, scegliere una munizione sì. estremamente prestante perché affrontare il cinghiale in battuta sì, e quindi stiamo la... parlando di una munizione da pistola comunque eh, quindi bisogna certo, eh. ecco in America sono abituati al .357 Magnum come handgun hunting ma noi no però effettivamente questa cartuccia della Hornady che è la Custom XTP da 158 grani mi ha dato risultati eccezionali Perfetto. soprattutto in considerazione del fatto che eh, questa arma ha una canna che rispetto a una pistola è molto più lunga certo. e le prestazioni in termini di velocità e quindi di energia sono nettamente Tutto cosa. superiori certo eh, bisogna essere precisi nel tiro quindi, mm. quindi, quindi non è un'arma che può portare a caccia una persona che, si, che la prende come prima sì, questo è bene Ecco, è un po' per esperti e quindi per persone che però possono apprezzare un'arma storica Ecco, questa arma che soddisfazioni vi ha dato e su quali mercati? Noi l'abbiamo introdotta principalmente per l'attività di Cowboy Action e in quell'ambito stiamo avendo delle buone soddisfazioni. Certo, è difficile eh, introdursi in un mercato in cui il fucile a leva la fa da padrone, certo. però... Anche perché è un sistema che tutti conoscono, il, fondello a, della, il modello Colt, il modello a pompa è meno conosciuto rispetto al modello a leva, però anche in quell'ambito stiamo avendo delle, delle buone soddisfazioni a livello internazionale. È un prodotto che sta andando molto bene negli Stati Uniti, ma direi anche in ambito europeo, sia per, eh, in ambito venatorio che in ambito di, di tiro a segno, ai 50, ai 100 metri. Cioè, io ti dico la verità, l'unica, diciamo, chiamiamola modifica che poi ho fatto insieme a te è stato quello giusto del mirino, sì. e, eh, gli, ho, gli, ho, gli ho cambiato il mirino con uno a fibre ottiche per vederci meglio, ma poi il resto è rimasto tutto originale e devo dire che la precisione è eccezionale, a 50 metri fa delle rosate. Infatti adesso Sì di nuovo a fare una bella rosata di tre, di tre colpi e poi riportarlo di nuovo a caccia grazie, Stefano. grazie. salute a tutti voi a prestissimo eccomi al poligono here I am at the shooting range I have placed my target at the distance of 50 meters uh, I have already pre-zeroed the Pedersoli Lightning at 50 meters shooting from a standard hunting tripod But now I want to make a group of uh, three, four shots from a steady rest in order to verify the actual accuracy of the Pedersoli lightning. Okay, let's go shooting now. i am really curious to verify my three shots group because uh, at least uh, two of the shots went off very well. i mean, under ideal conditions. for what it concerns the third one, i have some doubts because i misplaced the forehand of the rifle on the rest, which is not the ideal place on a pump gun. so let's go now at the target to see what's happening my point of aim was at the base of the black target the first two shots are a little bit high and to the right but are very close while the third one is quite high and to the right side as i told you before when you zero a pump gun from a steady rest you must pay attention on the exact point in which you are going to place the forehand the ideal place is outside the rest Otherwise, your shots will go up and to the right side. However, this is not true when you shoot offhand or if you place the rest just behind the forehand. Normally, I zero my pump guns standing up from a triple and placing the notch of the rest between the forehand and the breech, never on the forehand directly. Otherwise, you will have a gun that will shoot downward and on the left side when you will be on the hunting field. Pedersoli oggi propone un Lightning in chiave moderna in tre modelli. Il Rifle con canne tonde ottagonali da 61 e da 66 centimetri. La Carbine con canna ottagonale da 51 cm e la Baby Carbine con canna tonda da 51 cm che è la versione poi che ho portato a caccia di cinghiali e di daini. I tre modelli vengono proposti dal costruttore gardonese in tre finiture diverse che sono la standard, la premium e la deluxe. Tutti e tre i modelli, in tutte e tre le finiture, sono disponibili in tre calibri classici e moderni, quindi fruibili sia dai tiratori sportivi che dai cacciatori, che sono il .357 Magnum, che spara, ricordo, anche il .38 Special, e i due super classici Western, il .44-40, e il 45 colt. Per questo test sul campo, come accennato poc'anzi, ho scelto la versione Baby Carbin standard. Camerata nel calibro più potente disponibile, il 357 Magnum. Il Lightning ha la carcassa realizzata in due sezioni. La parte superiore, di dimensioni maggiori, serve a contenere l'otturatore e a supportare la canna, mentre quella inferiore, che include il ponticello del grilletto, svolge la funzione di appoggio dei piani di chiusura. Pertanto entrambi i pezzi sono realizzati con materiali di qualità e lavorati con cura. Pedersoli, invece di usare materiali microfusi o tranciati, ha preferito impiegare tutti i componenti lavorati dal pieno. Ciò naturalmente ha inciso sui costi di lavorazione ma nel contempo è una garanzia di robustezza per l'utente. L'arma è stata rivista in numerosi particolari, come detto, per renderla più sicura. È aumentato leggermente il numero dei pezzi, ma le caratteristiche sono rimaste invariate. La modifica più importante, comunque, ritengo sia l'introduzione della mezzamonta del cane. E un'altra innovazione molto importante riguarda il pulsante di svincolo dell'otturatore che è stato posto nella parte anteriore del ponticello del grilletto. Con questo pulsante si libera l'otturatore e di conseguenza lo si può muovere avanti e indietro senza dover abbattere il cane. In questo modo è possibile scaricare l'arma senza dover ogni volta abbattere manualmente il cane con il rischio ovviamente della partenza accidentale di un colpo. Il castello è stato modificato anche nel punto di aggancio del serbatoio. Eh, nel modello originale il serbatoio aveva un appendice che serviva a guidare le cartucce, solo che a causa del materiale scadente, ossia la semplice lamiera, questo componente era soggetto a rapida usura e di conseguenza l'inserimento della cartuccia diventava problematico. Pedersoli, per ovviare a questo problema, ha eliminato l'appendice del serbatoio e al suo posto ha lavorato il castello in modo eh, da fargli svolgere la stessa funzione. In questo modo eh, eh, si eliminano eh, del tutto i problemi di usura. Eh, sotto la canna si trova il, il, il serbatoio tubolare eh, che ha una capacità di 12 colpi in tutti i modelli. Eh, nella parte posteriore il serbatoio è circondato dalla stena di armamento che differisce dalla versione originale per essere leggermente più lunga e maggiormente sgusciata in modo eh, tale da agevolare poi il movimento della ripetizione dei colpi che qui avviene in maniera molto più veloce. La corsa dell'astina è stata leggermente ridotta affinché eh, non vada a terminare il movimento retrogrado contro il castello. In questo modo si è eliminato un altro problema, il problema di pizzicamento delle dita della mano, abbastanza frequente con i Lightning originali. Sono disponibili due tipologie di tacca di mira, la classica Bacorn AV, regolabile in elevazione oppure l'alzo a al ritto con cursore come sulle armi destinate all'impiego militare. Io naturalmente ho scelto la versione che vedete qui davanti a me con la Bakorn e poi ho sostituito il, il mirino originale con uno i vis in modo tale da poterlo meglio vedere in condizione di luce scarsa tipica della caccia all'aspetto a cinghiali e daini. La tacca Bacorn è innestata a coda di rondine sulla canna, quindi è regolabile anche in derivazione. Il merino è a puntino innestato a coda di rondine, quindi può essere regolato in derivazione. Un'altra cosa importante è che mh, il calcio e la stina sono costruiti in noce europeo con i punti di presa finemente zigrinata proprio per facilitare al massimo eh, le operazioni di tiro rapido. Il calciolo in ferro è arrotondato come nel modello originale per agevolare e accelerare l'imbracciata. Questo modello, grazie alla lunghezza di canna ridotta, è il favorito per le competizioni western. Infine, ho voluto verificare eh, l'affidabilità dell'arma e la celerità di tiro, d'accordo? Così ho sparato 10 colpi in rapida successione. L'arma si è rivelata rapidissima nella ripetizione dei colpi, già con un minimo di allenamento e, e di coordinazione nell'azione. Eh, nonostante i numerosi colpi sparati, non ha avuto il minimo problema di alimentazione ed espulsione, tutti i bossoli sono stati espulsi con decisione verso l'alto, con un angolo di circa 90 gradi rispetto all'arma. Lo scatto del, di questo lightning by Pedersoli. È in due tempi con una precorsa di circa 3 mm e possiede un peso di sgancio di circa 2 kg. La trazione è molto fluida e priva di qualsiasi impuntamento o esitazione. Infine ho voluto verificare il funzionamento dell'arma arretrando la stina con estrema lentezza per verificare eventuali impuntamenti o incertezze. Anche in questo caso la cartuccia è stata alimentata e il bossolo espulso senza il minimo problema e senza che eh, rimanesse all'interno della, finest della finestra di espulsione. Ho anche testato diversi altri tipi di munizione commerciale con vari tipi di crimpatura e in tutti i casi non ho rilevato alcun tipo di problema di alimentazione. Il Lightning Pedersoli è così in grado di digerire tutti i tipi di munizione del calibro scelto senza difficoltà e non richiede munizioni particolari o ricariche appositamente dedicate. Questo è molto importante. Veniamo adesso al calibro da me scelto. Non vi nascondo che ero piuttosto indeciso tra il 45 Colt, l'originale 44-40 Winchester e il moderno 357 Magnum. Poi ho scelto per quest'ultimo per una ragione importante, che per questo calibro esistono sul mercato munizioni commerciali appositamente studiate per la caccia alle grandi prede, cosa che purtroppo viene eh, affidata alla ricarica domestica per le altre due camerature, le cui munizioni commerciali sono più adatte al western, sh al western shooting. Il calibro .357 Magnum, dotato di passo di rigatura di 1 a 18, ideale per stabilizzare correttamente proiettili tra i 110 e i 180 grani, è un calibro d'arma corta ideato nel 1934, per la caccia, dal grande giornalista scrittore americano Elmer Cate, ma che poi ha avuto una grande diffusione anche per la caccia con arma lunga, grazie proprio alle numerose, numerose armi a leva a pompa e semiautomatiche, camerate per questo importante impianto balistico. Per molti anni. Eh, sino cioè all'avvento del 1944 Remington Magnum, il 357 Magnum è stato il calibro d'ordinanza per i cacciatori americani con pistola e ha tutt'oggi ancora una larga diffusione soprattutto tra le donne cacciatrici e i giovani che cacciano appunto prede come il cervo coda bianca, l'orso nero, il cinghiale e il puma. Tra le migliori cartucce commerciali da caccia disponibili per il calibro 357 Magnum ci sono quelle costruite dalla Hornady che ne ha ben 4 in catalogo: la Lever Evolution da 140 grani FTX, che è una Spitzer con apicale in gomma, antinnesco ideale per i serbatoi tubolari e 3 della linea Custom eh, con proiettili XTP da 125, 140, 158 grani. Visto l'impiego a caccia, cinghiali e daini ho scelto la Custom con proiettile da 158 grani, la quale nella eh, canna da 51 della Lightning Baby Carbon riesce a sviluppare alla bocca una velocità di ben 565 metri al secondo per un'energia relativa pari a 166 kg e ha un'energia di 104 kg a 90 metri di distanza. Energie queste sufficienti per affrontare cinghiali e piccoli e medi ungulati a corta e media distanza, come dimostrato dal mio test sul campo. The wind is coming very strong from that side. Uh, so I will have to use a, a very careful approach uh, I have chosen this wood uh, in oaks this is an oak uh, woods uh, which is uh, which has been cutted more or less one year ago and uh, the wood cutters uh, have a, have left uh, a lot of uh, small pieces of branch and uh, leaves uh, uh, in the ground, so I'm sure that uh, the wild boars have found uh, a good rest uh, under this uh, this vegetation. Uh, so I will have to approach them from uh, from this side, taking them around and look very carefully, very very carefully uh, every. Uh, every piece of uh, of uh, of, uh, of bush. Uh, okay, now I'm I'm going to put on my GoPro. I'm going to put on my mask, my gloves, and then uh, I will try to to catch a wild boar. Let's see what I can do. Seen a group of four wild boars coming from the wood. Uh, they were in the thick, so I couldn't shoot. I waited until one of them was on the clear. I have shot it several times because at the first shot he has turned it around. I have seen that I touched him very hard. Then I take aim again and I shoot again and. Uh, I have seen it uh, rolling down from the steep hill, so I'm sure I have got it. And now I I, I wait just 10-15 minutes, and then we go to see. It was a, a, a very nice boar, uh, more or less around 60 kilos. That's 120-130 uh, pounds. Oh, okay. I'm very happy. It was a very nice action. Then let's go and see. This I have found a lot of blood, good blood because it's very dark red typical of the heart so the animal should be very ah, here it is. you can see it 20 yards in front of me. Here there it's a, very close to a, a tree. Very good. It's a, it's a very nice wild boar. Let's go and see it. Here it is. Uh, as as I expected and, and as I told you, is a 100, 110 pound male. Uh, it was a it was a really a nice action when I shot the first. Uh, with my first shot, the animal turned around, and I have seen that he was bleeding from both sides of the shoulders. But I decided, you know, you, you know that with the wild boars, you never know. So I decided to give him some more shots. I'm sure I have touched it at, at least with two shots, and uh, I, uh, I want to see with how many shots I have got it. But I'm very, very happy about this uh, action. It was a fantastic action. And about my lightning, because uh, this uh, Pedersoli lightning is very fast, very accurate, and light enough to be very handy. So I'm very, very, very happy about this, uh, this action. My impressions were right, correct, because uh, as you can see, there are two holes, one uh, uh, between the two shoulders and the other one at the lungs. So I did uh, my best and uh, more. Uh, one of the most advantages in shooting with a medium caliber like the 357 Magnum is that uh, there are, there is no recoil. So you can see the reaction of the animal, the shot. You don't have you don't have too much. Muzzle break or muzzle jumping, so that that's another advantage of using this kind of uh, calibers that are very effective even with uh, big wild boars. Okay, guys, it, it was a pleasure for me testing on the field the, the, the Pedersoli Lightning, and uh, see you soon for the next video test. eccoci amici, cacciatori veri e cacciatrici vere. Ai commenti. su due significativi abbattimenti da me conseguiti con il Pedersoli Lightning che ho utilizzato alla caccia all'aspetto al cinghiale e al daino sia qui in Italia che all'estero. Dei due capi che sono riuscito ad avere a tiro un cinghiale di circa 60 kg e una daina adulta di circa 65 kg, entrambi sono stati presi con un solo colpo rispettivamente a 35 e a 45 metri di distanza animali che non hanno percorso più di 2 metri. Chiaro che nella caccia all'aspetto a questi elusivi selvatici conta più la posizione, ossia trovarsi al posto giusto, al momento giusto, in base ad una corretta tracciatura e una perfetta considerazione del vento insieme ad una ottima capacità di piazzare il colpo nelle aree vitali più importanti che il calibro in se stesso. Tuttavia il lightning è precisissimo. Il calibro 357 Magnum consente entro i 50 metri di bloccare sul posto qualsiasi animale presente sul nostro territorio e ben oltre. Naturalmente utilizzando munizioni da caccia di ultima generazione. In più c'è da considerare la ripetizione di uno o più colpi dopo il primo che è immediata e senza dover, fattore molto importante, togliere lo sguardo e la mira dal selvatico, visto che il rinculo e il rilevamento dell'arma è, è quasi nullo. Ci troviamo quindi di fronte a un'arma con la quale potersi divertire tantissimo, con la minima spesa al poligono come nelle gare western e con la quale anche andare a caccia con risultati ottimi come ho avuto io. Eh, il test del Lightning e del Borbuster sono così terminati. Vi ringrazio di cuore come sempre dell'attenzione e vi aspetto per il prossimo videotest su cacciatoriveri.tv. Arrivederci a tutti.